A tutti un buon lunedì della seconda settimana di Quaresima. Leggiamo subito il testo che la liturgia oggi ci offre. Lo diciamo subito, è un testo molto molto breve. Leggiamo di fatto tre versetti del Vangelo di Luca, ma vedrete molto molto potenti. Entriamo subito nella lettura. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio». Tre versetti, ma proviamo a entrare nel messaggio forte che questo testo ci regala. Anzitutto partiamo dal primo versetto. Gesù in questo testo sta dando alcuni insegnamenti, è un contesto in cui Gesù offre diversi insegnamenti. E il primo versetto dice un'espressione molto interessante: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. L'abbiamo già sentita un'espressione simile? Sì, settimana scorsa, quando abbiamo meditato il Vangelo, il discorso della montagna di Gesù. Matteo conclude dicendo: siate perfetti come perfetto è il Padre vostro celeste. Qua si dice: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Già allora lo segnalavo, ma anche qui mi sento di ribadirlo. Cosa vuol dire la perfezione? Non è semplicemente una perfezione morale. Essere perfetti come il Padre non vuol dire semplicemente riga dritto. Non è solo questo. Luca ci dà una bellissima versione di che cos'è la perfezione di Dio. E la sua perfezione è la misericordia. È il messaggio centrale di Gesù. Gesù ha passato una vita ad annunciare la misericordia di Dio. L'Evangelista Luca viene anche chiamato l'Evangelista della misericordia. Avete presente la parabola del figlio al prodigo, della moneta perduta, della pecorella smarrita? Ecco, sono tipiche del Vangelo di Luca. Capitolo 15 è proprio una sua perla nel Vangelo dove ribadisce questo volto misericordioso del Padre. E allora Luca si sente di fare questa cosa. Quando ha sentito, forse in Matteo, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, qua si sente di sottolineare un'altra dimensione. Cosa vuol dire essere perfetti? Misericordioso. Ti invito nella preghiera allora a fare un pensiero. Cos'è per me la perfezione? Dio è la cosa più grande che c'è e io sono chiamato alla santità. Ma cosa vuol dire per me la perfezione e la santità? Posso avere delle immagini anche quasi ossessivo-compulsive di perfezione. Perfezione è non sgarrare di un secondo, non sgarrare di una virgola nella mia vita. Oppure perfezione potrebbe essere un'esecuzione materiale di tutte le leggi. Io ho le mie regole, le eseguo tutte. Ci sarebbe da dare una mano. No, 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 nella mia regola non c'è, questo è un di più. Il tanto quanto. Io nella mia vita faccio tanto quanto penso sia il minimo indispensabile, seguito tutte le regole. Parlavamo di trasgressione, se volete andate a rivedere settimana scorsa che se non trasgredisci le leggi e ti fermi al tanto quanto, non ne vieni più fuori. Qua Luca invece ci dà una bellissima idea. Dio non è perfetto perché è nitido, perché è il controllore materiale dell'esecuzione di... Dio è perfetto perché è misericordioso e tu sei chiamato a imitare la sua perfezione, la sua santità nella misura in cui accetti e riconosci la sua misericordia. E allora questo ci introduce nella seconda parte del Vangelo di oggi. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato. Mi permettete di invertire l'ordine delle frasi? Ma tu hai voglia di essere giudicato? Stai cercando nella tua vita un giudizio vero nei confronti della tua vita e sei stanco di essere giudicato per quello che fai, per il tuo aspetto esteriore. Allora, se questo bisogno ce l'hai, sappi che prima di tutto Dio è misericordioso con te, che non ti giudica per la tua esteriorità, ma che sa vedere il cuore. E allora smetti anche tu di giudicare gli altri. Se tu senti nella tua vita che hai bisogno di questo tipo di giudizio, di qualcuno che ti dica davvero chi sei, senza fermarsi alle tue prestazioni o alla tua esteriorità. Non condannate, non sarete condannati. Hai paura di essere condannato nella tua vita? Cioè senti che non è meritata nella tua vita una grazia che la salvi, che anzi nella tua vita ci sono elementi di condanna. Io l'ho fatto il male nella mia vita e mi rendo conto che il male ha le sue conseguenze e mi rendo conto che sarebbe bello non portare le conseguenze del male.
Pensaci un po' su questa roba qua. Tante volte quando mi confesso, per me è sempre una fonte di stupore. Io confesso il mio peccato e il mio peccato è male. Eppure mi rendo conto che tante volte non ne porto le conseguenze. Cioè Dio mi libera dalle conseguenze del mio male. Io mi rendo conto di essere stato preso dai lacci del maligno e Dio mi libera. E Dio mi chiama a una nuova logica. Beh, ma allora farlo anche tu, smettila di condannare, smettila di andare in giro con il dito puntato, fai in modo di entrare. Questo non vuol dire non correggere, ma non condannare. Se tu non vuoi essere condannato, se ti rendi conto che la bellezza di Dio è la sua grazia, ma spargila ovunque e non far diventare dito puntato la tua logica di fede. Perdonate, sarete perdonati. Tu hai bisogno di essere perdonato, perché altrimenti non perdoni. Gesù lo dice anche in altre pagine del Vangelo, no? Chi ha molto, a chi è stato perdonato molto ama molto. E tu il perdono lo impari per osmosi, lo impari per contatto, non lo impari per teorie. E tu impari a perdonare quando sei stato perdonato, ma quando senti il bisogno del perdono. Lasciatemelo dire in modo spudorato. Noi a volte arriviamo a un cristianesimo che è una sorta di saggezza di vita, dove parliamo troppo poco del peccato e del nostro bisogno di essere salvati. Ma se Cristo non è colui che mi perdona e mi salva, allora è una saggezza di vita il cristianesimo e non può essere sta roba. Io ho bisogno della grazia del Signore che mi perdona e mi salva. Lo senti questo bisogno? Ma allora restituisci perdono nella tua vita. Ecco, poi c'è l'ultima antitesi che Gesù mostra: date e vi sarà dato. Ma quanto è bello ricevere doni, quanto è grande la logica del dono, quanto ci riempie l'essere oggetto di un dono. E allora dona, e allora diventa tu stesso dono. Se questa cosa riempie la tua vita, se sperimenti Dio che è donatore nei tuoi confronti, ma restituisci dono nella tua vita. Che bella, no, questa logica. Ecco, mi sembra interessante, no, questa inversione. Non è solo un imperativo quello che Gesù dà, ma siate misericordiosi come il Padre. Ma tu ne hai bisogno di questa misericordia che si realizza nel non essere giudicato, nel non essere condannato, nell'essere perdonato, nell'essere destinatario di un dono. Allora, se questo è ciò che vuoi, se hai sperimentato in Dio colui che con te agisce in questo modo. E allora vai a spargere a piene mani, no? Perdono, non giudizio, dono, grazia. Diventa, no, seminatore di grazia. L'ultima immagine è molto bella, no? Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo. Si fa riferimento al mondo agricolo. Normalmente il contadino faceva una sorta di, come dire, di sacca sul suo grembo per andare a spargere il seme, no? Ecco, vedrai che Dio con te sarà abbondante, ma se tu non riconosci l'abbondanza di Dio, inizia a diventare di misure strette, perché con la misura con la quale misuri sarai misurato in cambio. Sì, vuol dire occhio per occhio, dente per dente. No, ma vuol dire che se tu diventi di strette vedute, il tuo cuore non è neanche capace di riconoscere il perdono di Dio e pian piano diventi piccino nella tua vita. Se accetti il dono di Dio, il tuo cuore si dilata, la tua misura diventa piena. Se no, pian piano davvero rischi la sterilità, la piccineria nella vita e non sai neanche più vedere il bene. Allora, riconosci davvero la misericordia di Dio e vedrai che restituire misericordia nella tua vita sarà solo una conseguenza di questa meraviglia di Dio che con te è misericordioso. Grazie per aver seguito la meditazione di questo lunedì. Auguro davvero a tutti un'ottima giornata di Quaresima e poi ci sentiremo questa sera per l'istruzione su come continuare il nostro cammino per fare nostro un metodo di preghiera. Grazie di cuore e buona giornata a tutti.